cari amici di Angoli, una buona serata a tutti voi come sempre, grazie per essere con me. Prima di iniziare la nostra serata insieme, come faccio sempre, vi ricordo ancora la nostra mail e per questa ragione voi continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Partiamo subito con questa serata, con gli ospiti che andranno ad animare questa mezz'ora insieme. Allora andiamo a conoscere chi è collegato con noi. Io trovo con moltissimo piacere Andrea Nocera. Ciao Andrea, ben ritrovato qui ad Angoli, come stai? Molto bene, ciao Dolores, grazie di avermi rinvitato nel tuo programma. Grazie. È un piacere per me. Anche per noi tantissimo, anche perché ci sono tantissime cose da raccontare. La prima è che esci proprio con un brano che io credo, insomma, abbia tutte le note caratteristiche per diventare una hit, è vero? Io ti ringrazio molto, me lo auguro e speriamo di sì. Diciamo che è un inno a cercare una hit e spero lo diventi. Bene, allora ce ne ascoltiamo subito un estratto e poi ripartiamo proprio da qua. Ti va? Certo, grazie mille. Va regia. Voglio scrivere una hit tipo Billie Jean, che passi in radio più di Jay-Z, con miliardi di click sul videoclip, con il suo ballo e vari remix. Voglio scrivere una hit come quelle di Sting, famosa nel mondo da Bali a Madrid, che la cantino tutti i preti e drag queen, che diventi leggenda come Bruce Lee. Non so dirti quando, non so dirti come, non importa quando, non importa dove. Ancora mica l'ho capito come si fa, forse è solo una questione di tonalità, forse la base deve essere più trap, forse la voce deve essere più spam. Ho scritto una canzone per mio padre e altre mille sull'amore, ho scritto di me stesso, di come stavo dentro e non ho finito il testo. Ma voglio scrivere una hit tipo Billie Jean, che passi in radio più di Jay-Z, con miliardi di click sul videoclip, con il suo ballo e vari. Voglio scrivere una hit come quelle di Sting, famosa nel mondo da Bali a Madrid, che la cantino tutti i preti e drag queen, che diventi leggenda come Bruce Lee. Non so dirti quando, non so dirti come, non importa quando, non importa dove. E forse basterebbe un accordo maggiore o cambiare modo di cantare, e allora cambio anche il tempo. E tanto per cambiare. Voglio scrivere una hit tipo Billie Jean, che passi in radio più di Jay-Z, con miliardi di click sul videoclip, con il suo ballo e vari remix. Voglio scrivere una hit come quelle di Sting, famosa nel mondo da Bali a Madrid, che la cantino tutti i preti e drag queen, che diventi leggenda come Bruce Lee. Allora Andrea, voglio scrivere una hit e questo è un estratto del brano, ma è più trap o più sbam? Questo è una bella domanda. Stavo pensando a cosa avrei potuto fare meglio nel frattempo, mentre ascoltavo. Quindi hai un grande senso critico quando poi ti riascolti nelle tue produzioni? Assolutamente sì. No, per forza bisogna farlo. Bisogna farlo. Però torniamo alla domanda, trap o sbam? Non lo so, per me è più una canzone. È più una hit, diciamo. È più assolutamente una hit, perché comunque trascina. Non posso dirlo io. Io spero di aver fatto un bel prodotto e basta. Naturalmente è così. Andrea, ma parliamo un po' di te, perché tu alle spalle hai già una lunghissima storia musicale. Innanzitutto vorrei che ti raccontassi proprio come persona. Sei comasco, sì. Vivi di musica, assolutamente, perché sei... Vivo di musica, sì. Io insegno anche al Nero Didio. Certo, sei produttore, sei cantautore, quindi la musica è proprio il tuo mondo e lo è talmente tanto. Di te qualche tempo fa è stato detto che sei un po' impulsivo, un po' orgoglioso, un po' ansioso, non so se è vero, e la musica è l'unica dimensione che ti ricentra, è così?
Sì, diciamo di sì, è la mia coperta di Linus. Diciamo che ho un carattere un po' difficile, ma quando canto e suono mi trasformo. E quindi sì, è vero. E quindi è così. Ho iniziato da bambino a farlo. E questa passione, insomma, come l'hai scoperta dentro di te? Beh, io devo ringraziare papà, perché lui mi ha fatto scoprire tutte le canzoni che canto tuttora, Battisti, Beatles. Sono nato con la musica, infatti i primi passi io li ho fatti proprio per andare a suonare la chitarra del papà, quindi questo vi fa capire già da bambino qual era il sogno, diciamo. Quindi devi proprio ringraziare il tuo papà che non ti ha portato magari a giocare a calcio, o forse anche sì, ma anche non ha limitato sì. questa tua passione per la musica, anzi. Anzi, l'ha alimentata molto. L'ha alimentata. Mi ha sempre sostenuto, certo, sennò a quest'ora starei facendo qualcos'altro sicuramente. Qualcos'altro. Senti Andrea, a proposito proprio del tuo papà, tu hai anche scritto un brano dedicato a lui, è vero? Sì, le parole che non ti aspetti, sì. Ecco, perché hai sentito questa esigenza? Che cosa hai raccontato in questo testo? Diciamo che ho voluto ringraziarlo proprio per quello che dicevo prima, no? Del fatto di avermi trasmesso la passione incondizionata verso la musica, che credo sia una delle cose che non ti tradirà mai, no? Tu gli dai tanto amore e lei ti ricambia. Ti ricambia assolutamente, perché davvero sa rendere le giornate serene, sa riempire i momenti vuoti, e questo è il grande potere sì. della musica. Ma torniamo ancora un po' indietro nella tua storia, perché i talent hanno fatto parte in qualche modo della tua formazione artistica. Quindi intanto la prima domanda è se partecipare a dei talent, a prescindere da quali essi siano, comunque è un'esperienza utile e formativa all'interno del percorso di chi vuole fare il tuo lavoro. Beh, sì, sicuramente è un trampolino di lancio, nel senso che io sono partito da lì nel 2008 con i Four Sound da X Factor, e è un'esperienza che ti forma sotto tutti i punti di vista, soprattutto se sei molto giovane. Dopo, ecco, ci vuole un po' di forza e di impegno, di lavoro, tutto, ci vuole un po' tutto. È un trampolino di lancio che serve, ma poi di base bisogna avere tante altre cose, ecco. Quindi talento, non ci si può fermare lì, anche se c'è un buon piazzamento, comunque poi, come dici bene tu, ci vogliono tante altre cose. Quali altre cose? Assolutamente. Quali altre, Andrea? Allora, questa è una bella domanda. Ci vuole passione, talento, forza di volontà, orgoglio, lavoro, tanto lavoro e la voglia di non mollare, questo è fondamentale. Certo. Ritorniamo a questa tua esperienza che hai nominato a X Factor, dove, se non ricordo male, il giudice che tu hai convinto è stato Morgan, è corretto? Sì, in realtà lì andava un po' diversamente, nel senso che assegnavano le categorie e noi avevamo Morgan come mentore che ci ha portato avanti, assolutamente è stata un'esperienza bellissima, perché lui è un artista tutto tondo, quindi si imparano un sacco di cose da lui. Se tu dovessi descrivere davvero con pochissime parole, perché ancora tante le cose che voglio domandarti, quell'esperienza, che cosa diresti? Direi formativa, imprevista, perché non ce lo si aspettava, nessuno si aspettava di andare a X Factor a 18 certo. anni, è molto emozionale. Bene, quindi assolutamente molto bello. Un flash anche sul successivo talent, che è stato invece sì. The Voice of Italy, dove sei stato, come dire, preso per mano da un personaggio completamente diverso da Morgan, ovvero Noemi. Sì, ecco, quindi sono stato io a scegliere. Sei stato tu a scegliere, quindi perché una scelta in quel momento nei confronti di quest'artista? Che cosa di lei ti piaceva molto? Ma in realtà io ho scelto lei per una questione di vicinanza artistica, cioè ci piacevano le stesse canzoni, anche a livello
anche di età, se vogliamo, eravamo più vicini, e quindi ho scelto lei per questo. Poi, diciamo che col senno di poi avrei potuto scegliere anche Raffaella Carrà, assolutamente, che è una grande artista, però anche con lei mi sono trovato bene, mi ha dato dei buoni consigli, non l'ho vista molto rispetto a Morgan, però perché l'esperienza è durata meno, però è stata anche lì una, sicuramente un'esperienza formativa. Da lì in poi tante altre cose, un tuo primo album che, se non sbaglio, vede anche la collaborazione di un altro comasco, peraltro amico spesso ospite qui ad Angoli, che è Filadelfo Castro, corretto? Assolutamente, verissimo. Io Filadelfo lo conosco da quando ho 8 anni, è stato il mio primo maestro, diciamo, e dopo aver conosciuto lui, diciamo, è partito proprio il progetto da solista. Abbiamo collaborato a questo album, dove io ho scritto tantissime, tantissime canzoni, poi ne abbiamo scelte 10 e le abbiamo prodotte insieme, arrangiate insieme, suonate con i musicisti più bravi di Como, secondo me, e anche secondo lui, perché è quelli con cui lavora tuttora. E poi Filadelfo, beh, lo conoscete tutti, è un super professionista della musica, a tutto tondo, produttore, autore, quindi, e lui mi ha dato una forte mano anche dal punto di vista mentale, perché ci vuole anche quello, nel senso che non basta saper suonare, cantare e scrivere, ma bisogna avere anche la testa sempre a fuoco sull'obiettivo. Quindi ci possono essere dei momenti di cedimento, per così dire, quindi avere vicino qualcuno che ti dà, che ti dice guarda che stai sulla strada giusta, aiuta? Assolutamente. Sì, perché comunque lo sconforto arriva sempre, no? Nel senso che è un lavoro talmente difficile e duro, no? Poi arrivare a, diciamo, al successo, che comunque ci sono dei momenti in cui dici non è che forse è meglio cambiare strada, però se trovi le persone appunto come Filadelfo che ti dicono no, ma se cambi strada tu devi cambiare strada tutto il mondo che fa musica, bisogna continuare a raggiungere l'obiettivo. Senti Andrea, sto andando un po' più lunga perché mi piace chiacchierare con te. Tra l'altro oggi è mercoledì, ieri martedì è scomparso un grandissimo della musica italiana, Franco Battiato, quindi non posso non chiedere a te, che sei un grande musicista a tua volta, un cantautore, un produttore, insomma, cosa pensi di un artista come lui e che cosa ha lasciato secondo te al panorama italiano e internazionale nella musica? Beh, Franco Battiato è assolutamente, è stato tra i più rivoluzionari, diciamo, dei cantautori, lascia un bagaglio musicale assolutamente importantissimo per tutti. Credo che ad oggi non ci siano quasi più quei tipi di cantautori che hanno questa forza e questa voglia anche di rivoluzionare un qualcosa che fino a prima era appunto normale. Ha scritto dei brani che rimarranno per sempre, che poi è il sogno un po' di tutti i cantautori, ecco, una canzone che non finisca nel cassetto dopo un mese. Naturalmente. Andrea, io ti ringrazio moltissimo per essere stati con noi, per averci regalato la tua Voglio Scrivere, una hit, e sarà così sicuramente per quest'estate che finalmente segna anche una riapertura, quindi una ripresa dei concerti, della musica all'aperto, dei live, che bello. E io ti aspetto quando vorrai per raccontare tutte le cose che verranno, va bene? Va bene, io ringrazio te Dolores, Espansione TV e tutti quanti, vi mando un abbraccio, un bacio e spero di vedervi presto. Ciao Andrea! Ciao! Anche a voi grazie, ma rimanete lì perché tra poco continuiamo sempre con Angoli.